Ancora Minturno d'estate 2015, Minturno, serata abbastanza calda, fresca, non si intuisce se studiamo, no? Siamo con un altro artista di rilievo, o no? Certo, con Boccia. Meglio di un brufolo. Che quest'anno ci ha onorati anche di essere a Sanremo, poi ci sarà la chicca di una band che si è tirato dietro anche, perché giustamente gli artisti fanno sempre successo e si portano anche gli amici. Ecco, ci spieghi un attimo come si sta evolendo questa sua carriera che sta salendo molto. Allora, sono 2 anni che adesso faccio parte della Qui si suona band, che è una band che è nata a Capri una decina d'anni fa e che è molto conosciuta nella movida caprese, e diciamo da 4 anni a questa parte hanno deciso poi di lasciare l'isola e di cominciare a fare a farsi conoscere anche nel resto dell'Italia. E niente, è successo che 2 o 3 anni fa ci siamo rincontrati, perché siamo amici da un bel po', e mi hanno proposto di entrare a far parte della band, una band di 7 meravigliose persone, tra cui c'è una ragazza che canta insieme a me, che è Lorenza Marmo, c'è Corrado Orilia alla batteria, Gianfranco Bozzaotre alle tastiere e al basso, i fratelli Baldino, Antonio e Massimo, tromba e sassofono, e Tommaso Bardini alla chitarra. E quindi ci siamo messi insieme, abbiamo unito le forze e la cosa sta andando molto bene. Il progetto che stiamo portando in giro adesso è un progetto sugli anni 60, abbiamo cercato di riproporre un po' quell'atmosfera lì, visto che sono tempi duri un po' per tutti. Ci siamo domandati cosa potessimo fare con le nostre forze per poter aiutare un po', insomma, la situazione. Abbiamo deciso di riportare la musica degli anni 60 di nuovo in auge, e l'abbiamo fatto con questo pezzo che poi fra un po' presenteremo sul palco, che è un pezzo del Festival di Sanremo del 64 di Bruno Filippini, che si chiama Sabato Sera. Lo abbiamo fatto per 2 semplici motivi: innanzitutto per il discorso degli anni 60 e poi per ricordare il Festival di Sanremo, che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, è stato molto generoso. Io nel 2001 ci partecipai nei giovani e arrivai al 3° posto con una canzone che si chiama Turu Turu. Quest'anno ci siamo ritornati in duplice veste. La band Qui si suona è stata la band resident del Dopo Festival, diretta dal Casinò, e quindi abbiamo avuto la possibilità di duettare con tutti i personaggi che hanno partecipato al festival, ed in più io sono stato in questa duplice veste come autore. È andata benissimo, perché 13 anni fa scrissi una canzone che si chiama Grande Amore, quest'anno è stata proposta dal volo al Festival di Sanremo e abbiamo vinto il festival del 2015. Questo poi ci ha portato tutta una serie di situazioni, siamo andati all'Eurovision, no? Diciamo che è una cosa che sta crescendo bene, io ci credo tantissimo, siamo tutti casati, stiamo facendo un sacco di concerti, abbiamo fatto fino adesso un centinaio di concerti solamente nel periodo estivo, quindi siamo contenti, andiamo avanti così, e poi insomma chi vivrà vedrà. Invito tutti ad andare sulla nostra pagina Facebook, ad aggiungersi o sul nostro canale YouTube, e soprattutto di digitare su YouTube Qui si suona Sabato Sera, così vi vedete il nostro ultimo video, che è tutto anni 60 in bianco e nero. Ok, apparizioni televisive prossime? L'ultima che abbiamo fatto è Mezzogiorno Italiano, penso che la prossima che faremo sarà l'estate in diretta, proprio perché questa sera ci sono gli amici che ci intervistano, insomma seguono la serata, e questa è una cosa bellissima. E soprattutto ringraziare Pasquale Mammaro, che è l'artefice di tutta questa situazione, che da tanti anni, insomma lo sapete, ci siamo visti tante volte. Sì, sì. Volevo dirvi solo una cosa: grazie, è bello crescere insieme a te. Grazie, buonasera. Buonasera.